Benvenuti da Filippo Giuffrida di Radio Com TV, la radio degli italiani all'estero. Perché di italiani all'estero, di italiani nel mondo, oggi parliamo in questo spettacolo intitolato La sinergia delle arti, ideato da Angelo Gregorio, scritto a quattro mani da Brillante Massaro e Marina Cioppa, approfondito con l'opera visiva Il tempo e lo specchio di Alice Lenaz ed accompagnato dall'opera musicale Il tempo delle libertà del maestro Gregorio. Di italiani nel mondo, perché questo è sinergia. È un insieme di voci raccolte dalle sceneggiatrici tra le realtà degli italiani in Europa. Come si fa a parlare di quello che è accaduto evitando la banalità o ancor peggio la retorica, si chiedono Brillante e Marina. E lo fanno dopo aver intervistato, psicanalizzato o accompagnato in un viaggio dentro il confinamento e la pandemia donne e uomini di Emergency, del Casi Uo, di A Ricerca, del COASIT, dell'AMPI, assieme ai professionisti dell'Italian Jazz Festival e di Radio Com, ai giovani del GIR Belgio e a quelli del Comitato della Dante Alighieri di Genk, con il sostegno del Comites di Bruxelles, dell'Istituto Italiano di Cultura di questa capitale e la collaborazione di Comit, chiedendo al gruppo teatrale il berretto di dare voce e movimento alle parole degli italiani nel mondo. Parole che le autrici ritrovano nella loro formazione culturale, nei libri che le hanno forgiate e nelle idee dello stare al mondo, in un intreccio tra Herman Hesse, Shakespeare, Gramsci e Pessoa. Dalle immagini claustrofobiche alle frustrazioni e le solitudini che caratterizzano il primo tempo di oggi, ma anche sulle nuove possibilità e sugli auspici di un nuovo mondo che è il filo conduttore del secondo tempo. Ad accompagnare gli attori sulla scena, l'opera musicale Il tempo delle libertà, una composizione cucita addosso alla pièce dall'italiano Angelo Gregorio ai sassofoni, il brasiliano Phil Caporali al contrabbasso e il belga Julien Gillin al pianoforte e violino. Tre nazionalità diverse per un lavoro ancor più profondo ed universale. E quella visiva, Il tempo e lo specchio di Alice Lenaz, un concept nato dopo la lettura del copione e della sua surreale gamma di emozioni e contrasti provati da ognuno di noi durante questo anno di pandemia e di chiusura. Di fatto inscatolati, richiusi, impauriti, scardinati nel nostro tempo e nelle nostre abitudini, sino alle nostre sicurezze più profonde, ripetitivi nelle nostre e nelle loro nuove forme, con un ritmo virale mutato, percepito con maggior lentezza, che ha spinto le ore fuori dal quadrante dell'orologio. Signore e signori, si apra il sipario sulla sinergia delle arti. Buona visione. Thank you.
Vivere insieme non si può, e allora ce ne stiamo separati a guardarci da lontano, a spiare le luci degli altri. Immaginiamo che fanno nelle loro scatole. Siamo come sarde salate, stese le une accanto alle altre, senza avere spazio per spostarci. Ognuno se ne sta nella propria scatola, a spiare nelle altre scatole e a immaginare le sarde che fanno, cosa mangiano, quanto dormono, come si muovono, come ingannano il tempo. Quanto tempo ancora? Non ci devo pensare. Non serve pensare allo scorrere del tempo, non serve mai, disturba. C'è una soglia oltrepassata la quale la paura ti lascia solo. Il battito del mio cuore è rallentato, lo sento risuonare in sordina, poi accelera improvvisamente, vuole uscire dalla gabbia. Sale da dentro la paura, dalla pancia, da quel cervello lì, dove stazionano le emozioni, si propaga e mi occupa. È una nemica subdola, difficile da sconfiggere. Si muove lentamente o a balzi improvvisi. Non ha una riconoscibile strategia d'azione, è paziente. Sa aspettare il momento buono, se ne sta acquattata, silente, poi si scatena all'improvviso come un'onda anomala, invade ogni anfratto della mia mente, ogni muscolo del mio corpo. Uno strappo. La paura è uno strappo che rompe i confini del reale, un inciampo dei pensieri che se ne vanno per i fatti loro nel tedio di queste giornate anonime, nelle ore gravide dell'assenza di sorrisi. Un budello stretto che stritola tutto, anche le parole. Un muro invisibile che separa il prima dal poi. E pensi di abitare un mondo parallelo, dove ci sei, ma non ci sei. Stanno morte lì, una accanto all'altra. Chissà come deve essere per una sarda, cioè lo sanno? Da vive intendo. Lo sanno che finiranno stese su un fianco a guardare l'una la schiena dell'altra sott'olio? E forse sì. Da bambina ci giocavo a nascondino con la morte. La provocavo. Volevo vedere se riusciva davvero ad acchiapparmi. La sfidavo con un filo di cotone colorato. Hai la falce in mano e un cappuccio in testa? Voglio proprio vedere che faccia hai. Fammi vedere chi sei, le dicevo. Sono qui, ti aspetto. Mia madre cuciva e il pavimento si colorava tutti i giorni di spezzoni di cotone variopinti. Nascosta sotto il tavolo, mi aggiravo ginocchioni tra i fili, li ordinavo per colore e poi li masticavo. Mi ci voleva un po' ad impastarli con la saliva. Li buttavo giù e aspettavo che legassero le mie budella e strozzassero il mio intestino. Chiudevo gli occhi e l'aspettavo. Ma lei, la signora vestita di nero, non è mai arrivata. Di notte ci pensavo alla morte. Vedevo il corpo immobile di mio padre. Perché il movimento se n'era andato? Dov'era? Come faceva lei, la morte, a fermare il corpo? Gli dava un comando, gli diceva «Fermo!» e quello si fermava.
Spengo la sveglia, mi alzo, calzo le pantofole e vado in bagno. Vivo da sola e posso tenere liberamente lo spazzolino nel bicchiere. C'è solo il mio e non si contamina. Faccio la pipì, entro in doccia e in 3 minuti esco. Mi asciugo con l'asciugamani, lavato a 90 gradi l'altro ieri e asciugato sul termosifone. Evito di stendere panni all'aperto. La signora del piano di sopra stende il suo bucato che gocciola sul mio. Meglio evitare, mi vesto. Bevo il caffè, mi disinfetto le mani prima e dopo con la soluzione alcolica, lavo la tazzina così ne approfitto per tenere le mani pulite. Prendo il cappotto, la borsa, rifornisco l'astuccio di disinfettante dal dispenser, mi ridisinfetto, prendo la mascherina. Mi ridisinfetto, prendo le chiavi di casa con la mano sinistra, tocco la maniglia della porta con la destra, inserisco le chiavi nella toppa, chiudo la porta, do le mandate e pulisco le chiavi col disinfettante spray. Scendo le scale, apro il portoncino, entro in auto, mi disinfetto. Sono scesa in pantofole. Torno indietro. Chiavi, portoncino, scale, porta, scarpe, disinfettante, porta, scale, portoncino, chiavi, auto, disinfettante. Ah, il disinfettante spray alla svolta, eh? Fino a sera sono al lavoro. Cambio la mascherina ogni 4 ore e disinfetto gli aggeggi del computer che tocco in continuazione. Ore 19. Rientro in auto, vado verso casa e dopo una ventina di minuti sono lì. Apro la porta, mi tolgo le scarpe, prendo le pantofole e le lancio in lavatrice a 90 gradi perché stamattina ci sono uscita per sbaglio. Ne ho un paio di ricambio. Mi spoglio di tutti gli abiti, li lancio in lavatrice, vado in bagno, entro in doccia, esco dalla doccia e finalmente, dopo una giornata intera, posso fermarmi un secondo a grattarmi il naso e a sperimentare quanti modi ci sono per farlo. C'è sempre qualcosa da imparare. Ah, ho imparato anche che le pantofole non devono essere lavate in lavatrice a 90 gradi.
C'è chi non sa rifugiarsi in un abbraccio, chi guarda il dito piuttosto che la luna, chi non sa pregare le stelle, chi volge le spalle, chi non si guarda mai indietro. C'è chi teme le emozioni, chi non sa fare salti di gioia, chi non sa accogliere la tristezza, chi galleggia nella vita, chi non sa sorridere, chi non ama smentirsi, chi non incrocia mai sguardi. C'è chi pensa di salvarsi da solo, chi si batte contro l'estinzione degli animali e chi si gode il tepore delle loro pellicce. C'è chi vive per accumulare beni e chi considera valore riparare un paio di scarpe rotte. C'è chi scende dal marciapiede quando lo incroci, anche se ha la mascherina, e chi non la indossa mai perché lede la sua libertà di scelta. C'è chi trova nel volontariato una strada per tendere una mano agli altri e chi si barrica in una torre d'avorio in attesa che la tempesta passi. C'è chi lavora senza tregua per il bene comune e chi non sa andare al di là dei propri interessi personali. C'è chi ha occhi stanchi, consumati dal microscopio, ma cerca ancora soluzioni. E chi, invece, si prende cura solo del proprio corpo. C'è chi sarà benedetto in questa notte senza alba e chi vive nel buio della propria coscienza che non ha mai conosciuto aurore. C'è chi si fa cicala e chi formica. Chi ha la rabbia che gli lievita in corpo e chi sa partorire solo amore. C'è chi corre come un bambino senza motivo e chi invece è inseguito dalla sua ombra. C'è chi fa volare gli aquiloni e chi si diverte a trivellarli di colpi. C'è chi ama il fruscio leggero del pennello sulla pela e chi non distingue i colori di un abbraccio perché non ha occhi per sentirli. C'è chi trova sempre le parole giuste e chi invece continua a usare quelle che feriscono. C'è chi scopre nuove sofferenze nella periferia di una Milano, di una Bruxelles o un'Anversa e se le carica addosso, trasportandole sul groppone come Enea col vecchio Anchise e consegna pacchi in dono per dare speranza. E chi invece approfitta della situazione per farti il pacco con l'arroganza di chi vive distinto seguendo un bisogno personale e si arrampica sulle disgrazie altrui. Non tutte le minacce indossano divise e imbracciano armi. Cantavamo dalle finestre. Ma la rabbia si è mangiata i cuori. L'incertezza ci ha reso freddi. La paura ha divorato i colori. Il vicino è un nemico da cui difendersi. Cantavamo dalle finestre. La frustrazione ci ha reso ostili. La violenza si è fatta corpo e parola. Atteso agguati stringenti. L'aggressività ha invaso i social. Cantavamo dalle finestre. Tutti contro tutti. Sarde contro sarde. A spolverare le proprie scatole. Il sonno della ragione ha generato mostri. Gli esseri deformi che ci abitano sono riemersi. Ci guardano e sono sempre più vicini. La vulnerabilità ci ha reso piccoli. Cantavamo
cantavamo dalle finestre. Non tutte le minacce indossano divise e imbracciano armi. Cantavamo dalle finestre. Ma la rabbia si è mangiata i cuori. L'incertezza ci ha reso freddi. La paura ha divorato i colori. Il vicino è un nemico da cui difendere. Cantavamo dalle finestre. La frustrazione ci ha reso stili. La violenza si è fatta corpo e parola. Attesa guate restringenti. L'aggressività ha invaso i social. Cantavamo dalle finestre. Tutti contro tutti. Sarde contro sarde. A spolverare le proprie scatole. Il sonno della ragione ha generato mostri. Gli esseri deformi che ci abitano sono riemersi. Ci guardano e sono sempre più vicini. La vulnerabilità ci ha reso piccoli. Cantavamo dalle finestre. Non tutte le minacce indossano divise e imbracciano armi. Cantavamo dalle finestre. Ma la rabbia si è mangiata i cuori. L'incertezza ci ha reso freddi. La paura ha divorato i colori. Il vicino è un nemico da cui difendere. Cantavamo dalle finestre. La frustrazione ci ha reso stili. La violenza si è fatta corpo e parola. Attesa agguati stringenti. L'aggressività ha invaso i social. Cantavamo dalle finestre. Tutti contro tutti. Sarde contro sarde. A spolverare le proprie scatole. Il sonno della ragione ha generato mostri. Gli esseri deformi che ci abitano sono riemersi. Ci guardano e sono sempre più vicini. La vulnerabilità ci ha reso piccoli. Cantavamo dalle finestre. Thank you.
Parole che chiudono un mondo e ne aprono un altro. Ci sono parole che camminano nude, che non si fidano di nessuno, che fuggono, non sanno fermarsi ad ascoltare. Ci sono parole che hanno paura di bruciarsi, non accendono fuochi e si votano al silenzio. Parole che temono l'incertezza, che non si riconoscono allo specchio. Ci sono parole amiche, che ti accompagnano, parole che sanno indicarti la strada. Parole tenere che sanno abbracciare, che curano l'anima. E ci sono parole ostili che ti tolgono il respiro, ti chiudono in casa, ti confinano come un nemico, ti lasciano solo, ti spaventano e ti sbarrano la strada. Ci sono parole che ti sospendono la vita, parole asteme, senza allegrie, gelate come una notte d'inverno, spente come un fuoco morente, distratte come un amante non pago, false come una promessa non mantenuta. Ci sono parole nemiche che hanno il naso lungo e la memoria corta, il passo pesante che scandisce ogni minuto di assenza, col volto confinato come un prigioniero senza patria. Ci sono parole nemiche che ti negano un ultimo saluto, un ultimo sguardo, un ultimo abbraccio e ti consegnano, solo, nelle viscere dell'universo. Ci sono parole che ingialliscono come le foglie morte e cadono al suolo senza far rumore. Ci sono parole che annegano all'ombra del rimpianto di un mondo che non c'è più, parole che guardano indietro e non riescono ad andare avanti. Ci sono parole crudeli che ti negano il sorriso dei cari, che ti chiudono in un cellofano come un merluzzo surgelato. Ci sono parole che lasciano fili per aiutarti a trovare la strada, per aiutarti a non perderti. E parole che abbattono ponti e innalzano muri. Ci sono parole con l'acqua alla gola, incapaci di guardarti negli occhi. Parole avare di emozioni, che non hanno mai imparato a godere della compagnia altrui. Ci sono parole che abitano il silenzio. Una di queste è solitudine. Siamo un enorme, variegato, contraddittorio bestiario, dove ognuno si colloca dove può, pensa, sente di poter stare. Ci arrampichiamo per sentieri impervi o percorriamo comode autostrade. Ognuno ha uno specchio dove potersi guardare per capire se il posto che ha scelto è proprio quello che lo rispecchia, se è quella la strada che ha deciso di percorrere o se invece si è incamminato lungo un percorso accidentato, un vicolo cieco che non porta da nessuna parte. C'è chi dice, non combattere, tanto finiremo stesi gli uni accanto agli altri, come le sarde, senza più tempo per parlare. E poi c'è chi ti aiuta a sentirti meno solo, chi ti aiuta con un pacco di speranza, chi parla la tua lingua e dà le tue stesse radici. Io vedo ancora orizzonti, senza confini. Thank you.
Il primo tempo della sinergia delle arti finisce qui. Dalle immagini claustrofobiche, le frustrazioni e le solitudini, passeremo alle nuove possibilità, agli auspici di un nuovo mondo che sarà il filo conduttore di questo secondo tempo. Ad accompagnarci oggi e nel secondo atto, il tempo delle libertà, musica di Angelo Gregorio, Phil Caporali e Julien Guillain, e l'opera Il tempo e lo specchio di Alice Lenaz. Le voci degli italiani nel mondo sono di Lucia Granelli e Giuseppe Loiacono, che ci hanno accompagnato questa sera in un primo viaggio dentro questa sinergia delle arti. L'appuntamento è per il secondo tempo. Da Filippo Giuffrida di Radiocom TV. Buona visione.